Io vorrei presentarvi i miei compagni di viaggio, e non solo di viaggio, anche di pensiero, eh? Oserei dire. Allora, con me da moltissimi anni, al violino, Aurora Bisanti. Alla viola, Alice Bisanti. Al violoncello, Yuriko Mikami. Alle percussioni, Antonio Pani. E alle chitarre e anche al basso, Matteo Giudici. E mi sembra così difficile oggi invecchiare, come fosse una vergogna. Mi piacerebbe pensare che il tempo arricchisce e non toglie, che non saremo tutti dopo i 60 anni dei corpi da rottamare soltanto perché un po' meno produttivi. Però questa è la legge del più forte ed è un po' il tipo di società che abbiamo permesso. Io non mi ci trovo un granché bene. Mi trovo a vivere spesso in spazi di libertà rubata, quelli che le statistiche non prendono in considerazione. Io vivo in quei colori che sono le sfumature, io vivo nelle parole mai dette, sentite, nel vuoto totale che la mente non sa immaginare. Io vivo di mio fratello che non ho mai avuto, in quello che poteva ma non è mai stato, in quella coincidenza che è la probabilità di una vita. Su questo filo imperfetto che attraversa questo filo imperfetto.